Allora, siamo allo stadio di Porcari, sono in campo diverse squadre per questa giornata di allenamenti e siamo con Marco Sibilla per parlare del suo nuovo ruolo, perché ecco Marco, che cosa è successo? Ti avevamo lasciato sulla panchina dei giovanissimi 2008 e invece ti ritroviamo a dirigere le operazioni della scuola calcio. Purtroppo Gino, per motivi di lavoro strettamente necessari alla gli orari di lavoro, non potendo più venire qui al campo e garantire la mia presenza con il gruppo 2008 in prima fascia, a malincuore ho dovuto lasciare l'incarico di allenatore del 2008. La società mi ha offerto un altro ruolo di responsabile tecnico della scuola calcio e io ben volentieri rimango qui a Porcari a fare il responsabile del corso da casa. Ecco, quindi spiegaci un attimino allora in che cosa consiste il tuo lavoro di coordinamento. Come io coordinerò e collaborerò soprattutto con gli allenatori degli annate della scuola calcio, quindi 2012, 2013, 2014, 2015 e i piccolissimi 2016-2017. Collaborando con gli allenatori spero di riuscire a dare un'impronta tutta mia alla direzione tecnica della scuola calcio con un modello standard di lavoro a stazioni. Vediamo di incrementare questo lavoro tecnico fatto sulla scuola calcio. Ecco, come sta andando le prime sensazioni? Cioè, il rapporto con gli allenatori, come lo stai impostando? Il rapporto con gli allenatori abbiamo fatto quando la società mi ha presentato agli allenatori in questa veste. Io gli ho detto subito che voglio collaborare, quindi sono un loro assistente aggiunto. E quindi sarò sul campo con tutte le annate e collaborerò con loro nella struttura degli allenamenti e tutte queste cose qui. Ecco, diciamo che poi siamo una delle cose su cui appunto la società sta cercando di migliorare, visto che l'impianto a questo punto è ottimo, le strutture sì, ci sono, c'è solo da lavorare, certo. da migliorare proprio anche la gestione, il quotidiano. Il quotidiano, e quello noi puntiamo soprattutto a quello, perché fortunatamente abbiamo il nostro presidente che ci ha messo a disposizione una struttura bellissima. I materiali non mancano, il materiale umano ora c'è perché ci sono tantissimi bimbi, sta a noi cuocere, lavorare, cuocere tra virgolette. Quindi secondo me dobbiamo fare un ottimo lavoro sulle fasce basse, sulla scuola calcio per poter poi creare all'interno dell'Accademia Porcari far crescere un gruppi. Gruppi portare alla fase agonistica questi piccoli gruppi che poi cresceranno. Alzare il livello della scuola calcio secondo me è fondamentale, sì. Quindi gli allenatori devono essere tutti preparati, coordinati fra di loro. Fate anche delle riunioni o fate facciamo solo? Facciamo delle riunioni sia singole con gli allenatori di ogni singolo gruppo che collettive per vedere anche le problematiche sui diversi gruppi, sia a livello tecnico, a livello gestionale, a livello organizzativo, e quello ci stiamo lavorando già da un mesetto per poter rendere tutto più scorrevole e più omogeneo, diciamo. E poi c'è anche il confronto con i tecnici della Fiorentina? Certo, ogni mese vengano i tecnici della Fiorentina qui a valutare e a dirigere un allenamento con un'annata che loro sceglieranno, e a noi ci fa solamente crescere, quindi gli allenatori sono tutti presenti a questo stage, tra virgolette, stage tecnico della Fiorentina, dove noi possiamo solo che apprendere e seguire il loro modello. Perfetto Marco, allora buon lavoro per questa nuova iniziativa. Grazie mille.